dai numeri che ci sono, e loro stessi lo dicono, 5 parametri su 10 sono stati sforati, sono in negativo, e quando è così la norma prevede appunto che l'ente diventa strutturalmente deficitario, quindi una serie di conseguenze sia per l'ente che per i cittadini, oltre al fatto che loro stessi e anche i revisori dei conti certificano il non rispetto del patto di stabilità per l'anno 2015. Una situazione che voi giudicate difficile anche perché c'è anche quest'altro problema con l'ACA. Ci sono situazioni che riguardano il pregresso dell'ACA di 12 milioni di euro che bisogna colmare, quindi pagare l'ACA. Ci sono i 6 milioni che loro portano in residuo, che una sentenza del TAR del 3 giugno ha condannato il Comune di Chieti, quello che noi abbiamo sempre sostenuto, che non erano risorse che si potevano chiedere alle società. E quindi mettendo insieme questo, mettendo insieme il fatto che noi siamo sempre sotto di casse, quindi facciamo ricorso ad anticipazione di cassa in tesoreria per pagare gli stipendi, per andare avanti nell'ente, questo è sicuramente un segnale forte di deficit che ha il nostro comune. Mancato rispetto del patto di stabilità cosa comporterebbe? Ma una serie di conseguenze importanti, la prima cosa quella del licenziamento dello staff, che è il sindaco o la giunta, il fatto di non poter rinnovare i contratti a termine, la riduzione dei trasferimenti, non poter accedere a finanziamenti e quindi a indebitamento per le manutenzioni ordinarie di cui il nostro territorio ne ha fortemente bisogno.